Cioè, io ho scoperto che Mac non si porta in giro la Switch, capisci? Non, certo. Non usa la... Sai, perché con due... mentre guido è complicato, sai. Sì, sì, per quello. I giovani saprebbero trovare un modo per usare la Switch. Per guida, certo. Ottima idea. Oh, bravo, Marti, scrivilo anche nella chat di Mac, così, così se lo legge bene. Che hai cosa? Perché Marti ha voluto fare un giochino che mi sembra anche bello. Se riesce a indovinare la sigla della cosa che vi dice, partendo dalla seconda strofa, perché la prima è troppo facile. Quindi Candyland, nuova mappa, bene. Oh, è entrato Mac. Ma l'hai messo in modalità quella sbiribizzu? Ma proviamola una volta normale, magari. Capitolo che è vecchio, ormai è più vicino ai 40 che ai 20. Non lo so, Steve, non lo so. Noi ci proviamo, però non siamo mica un'opera di carità qua. Tanti goicini per me. Le ossa. Oh, quindi siamo messi senza power-up strani? Ma non mi ricordo questo gioco. È base. Base. Sì, che te lo ricordi, ti dà anche fastidio agli occhi. No, no, io non mi ricordo. Io vedo. Cioè, sai quando è che ci abbiamo giocato? Non ci abbiamo mai giocato! Non ci abbiamo mai giocato. Testa di minchia, due ore che abbiamo detto che non dobbiamo giocare. Ascolta, quando c'è stata la discussione sui colori primari. No, 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 non è stata. No. È per questo che non è stata quella. Non è stata quella. Sì, 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 sì. Ah, non ci abbiamo mai giocato? Siete passati tutti? Porca. Ma devo devo tirarci la Saborgia della vita. Mi sono andato di Saborgia. Sai che con la Saborgia non si sbaglia mai. Poi ma sono Saborgia io quello vecchio, lui non si è accorto neanche che stavamo dicendo che non l'abbiamo mai visto. No, ma tua mamma è una pogliana del cazzo. Leone, non è vero, non ci abbiamo giocato, tu verrai deportato immediatamente. Ci abbiamo giocato con i colori primari. È stato bello la vostra conoscenza, ma Saborgia. Ma guarda, per poco, no. Saborgia era quasi the way. Saborgina. Devi darci ma Saborgina sì, però... No, no, va fuori, come cazzo... Saborgia... Saborgiona. Saborgiona, però devi prenderla bene. Saborgiona presa bene, ho fatto... Okay. Avrei fatto presa buca bene. In uno. Oddio, sì, anch'io avrei fatto buca in uno, se non fosse che... No, il Shano non è blu. Cioè, sì, è un blu, ma è il blu puro. Ara, non ti chiedo. È un blu. Male, bravo. Il blu è blu. Il Shano è un tipo di blu. Si chiama blu Shano, non a caso. Però è il colore primario. Si chiama blu Shano apposta. Sì, è un tipo di blu. Ma concordiamo che è il colore primario. No, la prima, raga. Ma è Ningabu, peccato. No. Ragazzo, sono... Oh, il blu Shano. Ah! Ho sbagliato tutto. Quindi nella Zetto ha la pallina blu Ciano. Oh, porca troia, esagerato? No. La mia è blu, non è Ciano. Ti piace? Perché tu sei giusto. Esatto. Ah, perché lui ascolta Vasco, quindi non è. No. Grazie. E non ci casca, tra l'altro. Ma Terinchi dice che colori primari sono verde, viola e arancio, giusto? Esattamente. No, a sto punto, se possiamo credere che sono il rosso, giallo e blu. Nero, verde più. I colori Power Ranger sono ragazzi eccezionali. Tanto astuto 621, grazie per seguirmi su Twitch. Astuto. No, non sono l'ultimo. Ma mi sono perso, mi sono affogato. Qua saborgerei abbastanza. No, io no, ho saborgiato poco. Non ho saborgiato. Infatti non ho saborgiato e fungo e cade. È andata tutto bene, poi come dovevo evitare che toccasse il fungo e cade? Puttana la... Ah, io ho capito. Pelle ossa. Solo brividi e polvere. Sì, questo era questo il gioco della lite dei colori. No, Jacopo, no. Non è quello, non l'abbiamo mai fatto. Oh, non ci siamo mai lamentati per i colori. Tanto che non c'è neanche da discutere, perché il ciano è un colore, è un tipo di blu. Quando quindi di conseguenza è così. Sì, ed è un colore prima. Saborgia! Certo, wow! È la mia specialità pucciare, fare la puccia nel sangue. As usual, Saborgia paga. Opla. Opla. Mecca il schiattò fortissimo la cazzata. Il colore più bello è il blallo.
Beh. Era nella mappa incantata, esatto, che non è questa. Dove cazzo dobbiamo andare? C'ho un'idea. Ed è così che perdo la streak, però. Sì. No, 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 no. Ah, è di gelatina al mare, mi dimenticavo. È tutta gelatina. Uiii, non mi bozzato. Quanto si è appoggiato per fare quella roba lì, Norri? No, come si cade? Dove? Dove si cade prima che io vada a colpire? Puttana, puttana, puttana la maestra. Però hashtag sanguinaccio, dicono. Perché? Tranquillo, no. Ok. Perché è partito un sanguinaccio? Ma il sanguinaccio è rosso o magenta? È una, variante del rosso o del marrone? Diretto, cioè una schifezza. È un incrocio tra marrone e rosso, direi. Perché Mattiling si diverte sempre a tirare fuori sta cosa? Il sanguinaccio? No, è Ala, è stato Ala stavolta. No, è stato Mattiling. Ma dove? Ma sanguinaccio è rosso o magenta? Ah, ok, scusami. Poi Ala dopo che ha detto hashtag sanguinaccio. È più over di John Cena. Okay. Ti aspetta qui fra un no, un sì, fortuna o luna su e giù, scegli proprio tu e felicità, forse non lo conosco. Cosa sta succedendo nella pallina? Torna indietro. Sì, ci sono alcune sono alcune. Oh, cazzo, perché torni indietro? Saborgia, andiamo in Saborgia. Credo che fosse uno spigolo troppo, che non gli piaceva, invece no, bello. Ciocca. Oh, quasi, Saborgina andava. Saborgina. Allora? No. Comunque sì, direi che era la zingara, Cloris la zingara. La luna nera. Davvero, bisogna andare avanti, oltre le buche, quindi? Io stavo per centrare una buca ma apposta. Ma in realtà non è che sia, cioè se prendi le buche non fai buca, ma comunque vai nella parte sotto di mappa. Ah, quindi sì, mi conviene andare da sotto, quindi. Ma dipende cosa vuoi fare. Se riesci ad andare sotto nel vorrei arrivare e vincere il gioco, però non so qual è lo scopo. Mac, minchia, è arrivato quello con la voce che se la tira, vuole vincere il gioco. Il magenta non è un colore primario. Ah, ecco perché da quella parte. No, mi detto, dipende qual è il tuo scopo. Beh, vai a spruzzare a casa. Scopo è fare meno buche possibili. Mi stai facendo tremare la telecamera. La telecamera? Sarà la barba. Prima si è incastrato con qualcosa e tremavo tutto. Ripeto, vai onestamente, te lo dico con tutta onestà, vai a spruzzare a casa tua. Ma sono già a casa mia. Oh, sì. Qualcuno deve centrare il buco. Buca! Se non è sozza sta e roba. Cade. Certo che mi cade, a Norri no. Ma cosa, lì dietro c'è niente. Sì, c'è qualcosa, ho preso il lecca-lecca forte nei denti. Norri, tu hai saborgiato? E due sì, volte. Devi dare... no, allora... non in pieno. Mi sa che ha dato tre tacche. Devi fare proprio una... ma neanche tre tacche cadi fuori, l'ho appena fatto. Devi dare una punta di cazzo in più delle tre tacche. Vabbè, io sono qua comunque. No, ma... con tre tacche, niente, neanche tre tacche non sta. Io ho fatto quasi quattro tacche e non ho picchiato sulla lecca-lecca che c'è dietro. Il lecca-lecca, però lecca-lecca mi ha fatto rimbalzare dentro. Merda, troppo. A me lecca-lecca ha fatto rimbalzare fuori. Anche a me. Sì, anche a me. No, sto esagerando. Ragazzi, mi dispiace. No, ce l'ho fatta. Porco. Voglio fare la figata. Non mi è riuscita. Quasi. Dudum. E tu, dun. Guarda che mi parte il sambuciorba. Sambuciorba abusivo. Mi chiami un sanduciorba lì così e io nella città robe abusive ne ha fatte parecchie. Ma siamo tutti d'accordo sul giallo, vero? Non so, devi chiedere al coreano qua. No, sul giallo è l'unico che concordiamo. Io ho indovinato che era la zingara, però ce ne frega un cazzo. Una donna, stavo per dire una bestia. Stavo per rovinare la mia streak positiva di ormai tipo più di 100 live in maniera così innocente. No, non sono 100, non ci credo nemmeno se lo vedo che sono 100. Sì. Mi prende tutto se contiamo la poiana come tale. No, la poiana non è una bestemmia. Ho chiesto a grandi ecclesiastici e poiana. Ma scusa, è venuto a Genova il Papa, hai chiesto a lui. Sono andato abbiamo colto l'occasione. Ho colto l'occasione, scusi. Padre, mi scusi. Sua Eminenza, ma quella roba in cui lei crede. La poiana è una bestemmia. Oh puttana galerissima, non ce la faccio, ho dei problemi mentali. Tanto il concertone, devo dirlo. Ho dei problemi mentali. Cioè, hai visto quanta gente c'era al concerto? Ci ha spaziato.
Poi quando ha gridato Sulemana, cazzo, è stato il momento migliore. Devo dire che è il momento top. La Poiana non è una bestia. Un serpente. Un insulto indecente che diventa fremente. Che diventa clemente, ci sta in effetti. Quando vedo te, quando vedo te. E quando... E qua sto ballando durissimo. Quando vedo te. Anche c'era possibile. Però Poiana è... Ho fatto un sondaggio anche sull'isola. Poiana non la considerano come bestemmia. Sulla bolgia di testa. È bello che dice sull'isola. Ho sbagliato. Sono era più premiato. Vicino di quanto pensassi. Poiana anch'io. È... Storia della mia vita. Ah, ma puoi, puoi andare nel cioccolato e rimanerci. Il cioccolato! Oh, madonna! Io ho tirato la sua guardate, la pubblicità tipo del Vanish. Che cosa? E c'era il bambino che prendeva proprio il gelato, se lo spalmava addosso faceva cioccolato! E poi con la pizza. Pomodoro! E poi diceva la mamma che puliva. Uovo! No, alla fine diceva uovo! Mancava anche l'uovo. Arrivava lo zio con l'uovo. Arrivava lo zio, porco! Arrivava lo zio con gli occhi a gusti un po' illegali e non urlava più cioccolato. Cioccolato, pomodoro, arriva mamma, porco! Io la vedo proprio. Fred, dobbiamo farla col topolino. È la nuova pubblicità dopo quella del Cono Samontana. Dobbiamo farla noi col, col topo di Bear. Tu sei dentro lì. Cioccolato, porco! Così, proprio violento. Ecco, appunto, quello ripeto. No, 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 violento, scusa, in, con la fanciullezza proprio. Come ah. Di ma la mamma hanno avuto un pussa 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 che puzza. Ah, e Norri ci stiamo spaziando. Che puzza. No, no, ma porca. Ma porca Poiana. Ok. Che ringraziamo le fantastiche pubblicità che ci hanno forgiato il giorno. Cavallo goloso. Delfino goloso. Delfino no. Delfino, delfino curioso e cavallo goloso. Ecco. Perché mi stavi per bestemmiare, praticamente. Per me questo è il livello da bestemmia per un cattolico. Poiana curiosa. Sarebbe stato bello. Poiana, no, quella non la so. Questa mappa mi sa che è brutta brutta. È quella che sto a da... mappalo che fusto me la ricordo, ma non mi ricordo cos'era. Ti odio. Ma si poteva fare? Certo. No, ma tu la tua mamma, only one. Di cazzo, hai visto? Tua mamma. Tre secche e ci sei proprio esatto, bello dritto. Donna, la mamma della mia pallina ne sconca fino a domani mattina. Fai tortellini col culo, dici. No, i tortellini col culo è un po' troppo. No, ne sconca è un modo di dire sardo, mi andrei, un mio amico sardo che è un mio compagno di uni che è fuori sede. Max se la ricorda? Davvero? Ma Paolo sì. Che fusto e me lo ricordo. Ce l'ho. C'è Borgia. Sì. Troppo. No, ho capito. ho capito qual è quello che ti sbagascia la vita. Guarda, Saborgetta. Neanche la Saborgetta conta. Ma puttana tua madre. Ma dai. Yeah. Ve l'ho detto, capito. Quello in mezzo è quello che ti sbagascia porra. Poiana la maestra. È questa. Sì, è questa. Ma allora vaffanculo. No, devi andare in quello tutta a sinistra, quello chiuso. Non mi preoccupate, Fred. Ma quanto è dolce con le caramelle! Zitto, puoi tagliare. Dove? Ah, l'avevo c'è immaginato, però non ho usato. Cioè, lì... No, dall'altro lato. No, lo so che è dall'altro lato, ma ho preso il palo di cioccolata, non so di che cazzo. Non dirvelo che può tagliare, che mi recupero. Ma io aiuto tutti. Eccomi. A parte me, che è un po' poiana. Che è un po' poiana. Il zitto 666 sembra numero 2. Wow, the number of the beast. Sto pensando al mappalo che fusto, non me la ricordo più. Saborgetta, Norri? No, ho dato Saborgione e ho smaronato. Sì, Smaronate? Cos'è successo al mio muffin? Ah, qua, ok, perfetto. Ma la vera domanda è... adesso ci sei. Cos'è successo al mio muffin? Opla, due colpi. Muffin button. Devo dire che questo Number of the Sea mi ha portato in mente Deathgasm. Oh mio Dio, che bel film. Left click while in water. Grazie per avercelo detto. Adesso, alla quarta mappa. Alla quinta, e cioè, di cui almeno tre sono tipo fondamentali. Oh, ok, ce l'ho fatta. E quindi da qua? Che faccio? No, ma tua madre quanto è poiana.
Dai, ancora un pelo, un pelettino. Ok, due colpi. No, devo tornare indietro controcorrente. Ok, siamo, ho dato troppo. Siamo seri, gioco? Io ce l'ho. Ma no, eri giusta, quanto scusa. Sei, ma eri nell'ultima. E non è, no, e se no, oltre l'ultima. Cazzo. E qua. Non puoi fare saltino su quella, su quel bordo di melma là in fondo? No. Sì, è vero, prova. No, no, non puoi. Secondo me sì. No, fra. Oh, porca tanto puttana, che te frega. Non capisco cosa intendi. Se, allora, gira a destra. Guarda a destra. Aspetta. Torna un attimo. No, vedi, no, lì? Di lì non si può andare. Non si può andare di lì. Sono come? Tornato. Non ci puoi fare tipo rampetta e ficcarti dentro? Secondo me sì. No. La rampettina di merda. Esatto. Esattamente così. Non intendevi. Non esatto. Beato tra le donne. Oddio. Ah, beato tra le donne, certo. Sta poliana di mecca che mi ha fatto adesso. No, la mappa prima ti ho fatto in realtà, però. No, eravamo pari. A me il corridoio in centro trigger. Ci eravamo tanto armati. La parte del Trump. Ma voi eravate vivi quando c'eravamo tanto amati? Non so cosa sia, c'eravamo tanto amati. Non lo sapevi, non lo sai? Cazzo, era il no, era vai? Un programma con Barbareschi che tra l'altro adesso faceva il faceva il politico ultimamente. Ma Luca Barbareschi. Luca Barbareschi, esatto. Ma è rosso di capelli, quindi. Che io ho sempre pensato a essere un pirata, pensa a te. No. No, ti giuro. Come? No, merda, questa mappa mi sta infartando. Ci vogliamo bene. Mi voglio bene. Mi ha scazzato. Ho fatto 322 colpi sta. Ti voglio bene, Edux. No, non ha scazzato due. Ho fatto 122 colpi. Si fa per recuperare da Mac, ma ci stava spaziando. Ma adesso Mac mi sta... dando un'opportunità per il lancio. Minchia, se ti sto dando, ho fatto tipo 7 colpi, fai tu, quindi... Comunque, ecco, parliamo del... Non abbiamo mai parlato, secondo me, del golf vero. Solo a me sembra un disco più rottura di cazzo. Concordo pienamente. C'è un motivo, Dino. Cioè, io avrei che piuttosto che finire a fare golf, malletti bene i coglioni. Oh, guarda, ti dirò, ma è un po' una rottura di cazzo. Saborgissima. No! In teoria no, ma ha funzionato lo stesso. Ti dirò, è un po' una rottura di cazzo. Anche a me. Siamo d'accordo. Anche a me, Zetto. Wii, anche a te montato direttamente. Oddio. Ciao. Ma... ok, non avete visto cosa c'è dopo. Me lo ricordo. No, non ci ho mai giocato. Non ci hai mai giocato, Nolly. Questa è a caso, Mac. Casissimo. Sabbia cieca. Oh mio Dio, no, è vero, ora mi ricordo. Ah no, non me la ricordo, scusa. Ci ho fatto i due colpi! Sono stronzo di me. Salvo, salvo. Sono stato colpito, comandante. Sono salvo. Ho battuto Z. Salvo. Ok, pari. E io con l'RNG. No, forse pari. No, tu non sei qua. C'è una delle ciambelle. Sto stronzo di me. Sono arrivato ultimo per una volta. Ah. Io... Comunque, dicevo che il golf è una rottura di cazzo in generale, ma c'è una sola cosa che è molto figa, che è la Ryder Cup, perché si trasforma tutto in una partita proprio, cioè tipo ci sono i tifosi che fanno la ola e la gente che grida, è molto più figo. Imbagascia tutto. Imbagascio? Stai parlando, Imbagascia. Il golf. Devi cambiare prima livello, però. Ma aspetta, dei livelli quindi abbiamo la segheria, il Candyland, il deserto, la foresta... L'horror e quello notturno sono 4? L'horror è quello notturno. No, sono 5 allora. Ma scusami, Nori, scarregami un attimo. Scusa un attimo. C'è Twilight, Candyland, deserto, foresta e un altro, non mi ricordo. E con l'horror non mi è piaciuta tanto. Quella Candyland, sì, l'horror mi sembra veramente percorsi troppo a casa. Adesso che l'abbiamo fatta, sì, molto bella Candy. No, a parte tutto, a me quella dell'horror sembrava veramente troppo a casaccio ogni tanto, detto in onestà. Quanto, no, realmente, allora, sicuramente buscita la violenta, cioè tipo, almeno cambia la forma della pallina. E non consenti i salti.
non hai capito fatto, che no, questa parità ti sembra di ho essere portato a 15 tiri massimi. Ci sta, alzo ancora un po'. Alzo ancora un po'. Ti senti ti sei in chimica. 20, roba. 20 più. Tempo sì. 3 minuti. Viaggione in acidi, dentro Candyland. Madonna, voglio il viaggio in acidi, no? Ma Mac, se esce il diventa, se esce il diventa da bestemmiare. L'hai comprato okay. Wonder Boy? No, non l'ho ancora comprato. Ancora. Però prima o poi lo prenderò. Da quanto sei andato avanti? Abbastanza? Quasi un cazzo. Ah, okay. Nel senso, ci ho giocato 40 ore, ma come al solito in questi giochi sono tipo alla seconda quest. No, sì, sì, no, ma io cucino, io sto giocando, tipo solo cucinando. Anch'io l'ultima sessione che ho fatto l'ho passata solo a cucinare fuffa, di qualsiasi sì, sì, tipo. Sì. No, io sto provando a fare un colosso adesso, ammetto. Non ce la faccio. Ok, spero che ce l'ho fatta, iniziamo. È ora di spaziare. Oh, il quadrato. Bella idea. Poteva andare peggio, Mac. Ah, essere... la saborgia col quadrato. Sono nello spigolo. Cazzo. Potrebbe essere il di 20, poteva essere, Mac. Ma è figo olè. Saborgiare col quadrato, cioè devi rimbalzare. No, lungo. E via giù. Dalla tua mamma. Guarda, Mac. Porco. No. No. Chi? Chi, scusa? Sì, chi? No, ma... chi è che è porco? Puoi saltare, Mac. A random, qualcuno. Come fai a saltare? Hop! Tipo così. Quasi. Tu conosci il porco. Esatto. Come fai a saltare, no? Zetto? Mouse. Con il mouse. E mo? Cliccando con mouse. Ah, sì. Ma è sempre random! Sempre random. Cos'è, un disco? Fico. No, è una moneta. È un disco di oro. Ciao, moneta! Ho provato a fare la vaccata, non ce l'ho fatta. È dischetto. Dove vai? Ah, dai, io ce l'ho fatta in un modo. Io ce l'ho fatta in tre. Non ci speravo tanto, ma ce l'ho fatta in tre. Dove cazzo? Che fai? Oh, mamma mia. Mamma mia. Piano. Adesso. Come ti è tornata in mente? È perché c'è me che sta. Oh, sono entrato. No, ma proprio. No, no. Bullshit. Sono passato attraverso il muro. Ho visto. Mega bullshit. Di nuovo. Smettila, cazzo. Io vado a prendere un cucciolone. No. Com'è un cucciolone? Che cazzo, però. Ma non è vale, scottone, dai. Ma anch'io sono passato dietro. Aspetta, sono tornato indietro. Ah, no, torno avanti. Io ho continuato a scazzare e sono riuscito a passarci alla fine. Guarda, aspetta, adesso becco la gelatina. Dai, gelatina. Era un programma per bambini. Cos'è? Sì. Basso! Ce la faccio, ce la fa, me la sento. No, il disco non va così tanto in giù. Oh! Corri, ciao. Corri. Oh. Vale da lì, sì. Non fa tirare qua. Sì. Perché da me si sta muovendo tutto, però, lo vedete? Si sta ballando tutta la visuale, non so cosa. Oh, io Zetto. 5-3-3-5. Primi abbracciati. Oh, no, cos'è qua... questo? Porca puttana. È una ghianda? È una ghianda. Bene. And that's what she said. Il trenino è partito, ciao. No, dove cazzo è la buca? Ok. Dov'è la buca? Ma adesso, aspetta, a proposito. Ragazzi, abbiamo anche già fatta questa mappa. Stavolta per capire. Allora, a proposito di trenini, parliamone un attimo. Parliamone un attimo. Il trenino con la locomotiva coraggiosa. Ve lo ricorda? Quanto era bello quel film, quanto era brutto. Ma... No, aspetta, quale film? È quello dove c'era la locomotiva con la ah, gente. Quanto era brutto? Ti vengo a cercare, Edo. Quanto era brutto e bello allo stesso tempo. Ah, ok, allora va bene. Cioè, era bello per quello per cui deve essere bello, ma maggiore pain. Maggiore pain. C'era concettualmente era una merda. Che ma... bello. La locomotiva ancora. Ti ho mai raccontato la storia della piccola locomotiva coraggiosa? Scendi, puttana tua mamma! Ah, è questa? Scusa. No, non era questa la storia, era... Era l'inizio, era l'inizio. Sono una bellissima stellina. Ma dov'è la buca? È quella lì? È quella che si qua, vede da qua? La stellina, però. Scivola la stellina. Ma tipo è questa qua? Che tipo ho fatto un salto e sono arrivato qua, proprio davanti alla buca, in un colpo? Sono bello, davvero? Sono una stella, io... No, non cadere di là! Madonna tua mamma! Ma davvero? Era davvero questa? Vai! Pensa a te! Ci dai. Sono! Madonna, raga! Stellina, arriva!
che skillshot. Edo è andato dall'altra parte. Io ho tagliato. Se vai all'inizio, no, Edo è astroculo. Perché astroculo? No, Edo, no, ferma. Fermo. No, salta giù di là. Salta a destra. Ah, lo puoi fare con la sinistra. Io sono andato giù di là secco. Però. Io sono andato giù a sinistra e sono arrivato. Tranquillo. Ma va bene così. Come ci entra? Ok. A un certo era lo zecchino d'oro. Dovette portare i rifornimenti oltre il canale linee nemiche. Ma la piccola locomotiva coraggiosa pensi che si sia fermata? Borgia. Dai, che lo faccio in uno. Vai dischetti, vai moneti. Oh! Ci spaziamo. Minchia, ci spaziamo. Ci spaziamo all in one. Monetina, monetina, madonna, la monetina. Salta, non mi monetina. Deve salta, no, monetina. Niente. A un certo comunque punto, c'è Charlie spuntò da dietro le reti. Ci sono le collisioni, vi dico. No. Ah, possiamo andare 5 posso vicino. Dire che la monetina mi ha deluso fortissimo. Ma porca di quella bomba. Sì. Cana. Oh, raga, è troppo bravo. Poiano. Oh, Edo mi hai fatto ricordare il maggiore pensiero. No? È spettacolare. È bellissimo. Non si tratta l'unico di tutti in famiglia, vero? Sì. Sì. È Demon Williams. Maggiore, non mi sento più le gambe. Pupa, te le hanno tagliate. Ma no, a me ha considerato. Perché a me ha considerato come uno stroke il provare a saltare. Ma no, troppo salto. Ciao. Vai, 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 vola. Vola, pallina coraggiosa, vola. Continua. Continua. La... No, mi è venuto dire perché la ghianda era tanto coraggiosa. La mia ghianda. Rimbalza bene. Madonna quanto rimbalzi, però non andrei mai, vero? Olè. Devo arrendermi. Mi sa di sì. Non smette più di rimbalzare perché qui ho messo non c'è, bouncing medio. Non ci credo però. Qui non c'è, ma no. Nana, ma abbiamo bottone. Oh, esce Norri grande. A questo. Qui non c'è. Bello. Norri e Mac? Ci ho messo 8 tiri, però perché mi conta 8 tiri, non ce ne ho messi 8 adesso, scusatevi. Magari sei impazzito. Cliccato un po' di volte che in realtà era fermo, te l'ha contato. No, nello spigolo sono andato in paranoia, la pallina è andata in paranoia per un momento. No, non fermarti, Marti, continua a dire le cose, che... però magari fai tipo cartoni animati, non programmi per bambini che ne guardavo mezzo. No, anch'io. Puttana. Io sto cercando di fare. Troppo piccolo per ricordarmele. Ah, cioè lui guardava solletico, ma tipo poche volte. No, solletico! Solletico! Io le sigle dei cartoni proprio per bambini piccoli me le ricordo perché magari le mie sorelle piccole le riguardavano, ma se no io come cazzo faccio a ricordarmi la sigla di Barney, che lo guardavo quando manco avevo... Trickshot. Non ci parlo con te. Azzecca tutti, però va bene, se è la seconda sigla, dipende quali, ci sono delle... Perché rimbalzate tutti? Fiocchi di cotone per Jenny, non so quanta gente l'ha nemmeno. Ma puoi spaziarci state rimbalzando? Perché è un D20, fra, non è una pallina. Ah, ecco, ma bisogna andare avanti. Sì, 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 io puoi arrivare alla buca, se ci spazi arrivi alla buca da diritto. Non mi venisse. Come hai fatto, Nori, a fare salto adesso che prima ci ho provato? Sono morto, sono uscito fuori. Controllo cosa c'è qua sotto. Okay, mezzi saborgia. Però se faccio così mezzi. Ma ecco, parliamone un attimo. La Pogliana, lo sapete che danno santificata? Olè. E spazio anche sugli anni 80. Beh, certo, spazio comunque. Ma che vai dritto e salta. Ma io in realtà non avrei spremuto. È quello il problema. Che io in realtà non l'ho fatto. Stai spremuto. Non ha spremuto, mica ha spruzzato. Io spruzzo. Sprema. Non so cosa sta combinando. Il mouse sta impazzendo in questo momento. È quasi magia Johnny Argo. È sempre colpa del Fittissimo. Mouse. Fittissimo. Io vorrei andare là. Dicevo, vabbè, vaffanculo, vado giù. Ciao. Salutami anche la sorella. La domanda vera è quanto era bello Johnny Bravo. Ma sai che non ho mai gradito particolarmente Johnny Bravo. Stava su cazzo a tutti, però a me piaceva un sacco Johnny Bravo. Sì, lo odiavi, però sì. Era simpaticissimo. Era troppo bello. Quanto è creepy la ciambella di cioccolato. Sì. Mucca e pollo mi ha sempre messo in crisi, non riuscivo a capire. La coppia di mucca e di pollo, due scale. Pronti al decollo? No, il mio cartone preferito di Cartoon Network, l'ho già detto, era Ovino va in città. Ecco, quello mai capito. Era già Ovino va in città, aspettate. Bah! Ah, ok, no, ciao. Oddio. Leone, cane, fifone, ragazzi. Ah, forse il mio preferito era Billy e Mandy.
Mamma oddio, Billy e Mandy. Con la morte super frocissima. Come super frocissima? Non è vero! Non è vero. No, aspetta, che chettosa. Io col Bushi sono forte comunque, 27. Beh, davvero. Ui, Paolo. Ce l'ho fatta? Fico. Sai che non... Ecco, vedi, quella che sta dicendo adesso Martina, non la conosco. Cos'è? Sopra i monti voleremo, mari e fiumi solcheremo, sempre assieme viaggeremo, tanti amici incontreremo, tutti insieme rideremo, certo ci diventeremo. Non lo so. Lo gnomo Benjamin. Lo gnomo Benjamin? Non l'ho mai visto. Tifone, ma era perché era vecchio vecchio, nel senso. Quant'era bello anche le disavventure. Però no, forse è troppo nuovo le disavventure. Lo potremmo conoscere tipo noi tre, la Trimurti degli anziani. No, ma io, non Benjamin. Argon, credo. L'ognomo Benjamin. Disavventure, dicevi, Medo? Le disavventure di Flapjack, era uno spettacolo. Non è troppo nuovo, è troppo nuovo. Cioè, io l'ho rivisto perché lo guardavano mie sorelle piccole, però. Come si chiama? Beh, le super kick. Oh, allora, parliamone. Le super kick. Avevo la sigla più bella del mondo. Non mentite. Era fighissima. Era fighissima. Okay, visto un paio di ma cose. Scusate, tutto quello che hanno fatto la gente del laboratorio di Dexter è per forza il fighissimo. Cattivo traviore tutto rosso delle super chicche. Sì. Boom. No, allora, la Cartoon Network ha sfornato roba carina anche adesso. Argon ha scritto la strofa di Bia, la sfida della magia. Ma tu mi sfidi ad invitare a imitare Bia e da fare qualche magia? Io farò sparire un fazzoletto se non lo trovi subito. Ce l'ho fatta. Ma tra l'altro, voi lo sapevate che la è cresciuto nuova... normalmente, niente traumi. Lo sapevate che la prossima serie di Adventure Time cazzo è? Sarà prodotta dall'Adult Swim. Cioè, è diventato adesso il produttore ufficiale della... Cioè, le tipo ultime serie di Adventure Time le stanno facendo loro. Fico. Io ero tipo... No, quindi mi diventa tipo Rick e Morty 2. Ho paura. Non credo, perché il creatore è lo stesso, quindi manterrà comunque lo style suo. Anche perché Adventure Time è bello, ma la Rick e Morty... Cioè, a me piace proprio perché è così cazzarone, in realtà sempliciottoso, non so come spiegare. Sì, è buono comunque. Io... Quello che non mi ha fatto prendere Adventure Time è troppo me, buono, sì. Troppa gentilezza, troppa bontà. Sì, ma è tutta bontà fatta proprio apposta. Esatto, cioè, tipo il cattivo dei limoni è la cosa più ambigua che abbia mai visto in un cartone animato. Io ho visto la puntata di quello dei limoni, Limoncello, che infatti mutato muore a un certo punto e non torna più. Ma è un eroismo stupido, è un eroismo fatto apposta per dimostrare l'idiozia della cosa. È la puntata che hai visto, Eh? È la puntata che hai visto. No, non moriva. Spoilerando della roba della quinta serie, tranquillo. No, moriva nella mia puntata. Se sbatteva il cazzo, non voleva fare l'eroe. C'era uno svarione micidiale. No, ma ha degli svarioni. Tra l'altro, una roba spettacolare. In ogni puntata, in un frame, si vede la lumachina. C'è una lumachina in Adventure Time. Una lumaca. Si vede in ogni stanza, diventa il palazzo dei re. Ma ha rotto il cazzo sta mappa, eh. E che palle. Dove sei? Ma perché sei passato di là? Ma dall'altra parte mi sparava puttane. Io salto che vale qua. Oh, minchia, finalmente. Sulla cioccolata. Samurai Jack is the new Inazuma. La posizione su SpongeBob qual è? Che non l'ho mai visto. Io lo adoro, è bellissimo. Vale. Secondo me, però... Stilli e lo specchio magico. Che roba è? Non lo conosco. No, io non ho premuto. Ammetto la mia ignoranza. Sento che mi sta sfuggendo un cartone di Cartoon Network, ma non capisco quale. Leone. Ma sì, no, cioè, l'hai detto, ma... Daddy. Ah, è vero. Mi piaceva troppo come correva quello altro. A me piaceva Tavoletta. Tavoletta, esatto. A me però non piaceva come gli altri di Daddy, forse. Era uno dei miei preferiti, ammetto. Che un po' teoria. Però... Cosa abbiamo, scusa? La granata? L'orso col cervello che si spostava tra la testa e la pancia. Era di Billy Mandy, vero? Ho una pallina da Natale. Una pallina da Natale? Stavo già avendo una granata. Questa è una pallina di Natale, sì. Sì. No, il cervello cattivo che aveva l'orso scemo come corpo. Era di Billy Mandy, vero? Sì, è Billy Mandy. È Billy Mandy, vero? Non mi ricordavo se fosse Billy Mandy o un cartone a parte.
Non è nabile. Ma sento di dimenticarmene uno dei Cartoon Network. Di che bello che era. Quanto era speciale, tavolo. Cosa ho fatto? Samurai Jack, porca troia. Sarebbe stato All in One, l'avessi fatto la prima. Oppure della Nickelodeon, i Rugrats. Quanti erano belli, Rugrats. Ne ho visti un sacco. Ma quante erano. Io non capisco. Alla tre follia. Volte il gioco per la Play 1 dei ragazzi. Alla follia. Cosa mi ha fermato? Cosa è successo? Sì, li odiavo. Ricevete? Bah, cioè, non era proprio un non mi piacciono, è un spero muoiano tutti. Come mai? Sai che non lo so. Cioè, no. Non sono così più antipatici, secondo me, di altri personaggi. Allora, io ricordo che penso di aver visto forse uno o due episodi del cartone, però ho visto il film. Quello della responsabilità, dove si sposa il papà. No, dove c'è il fratellino. Sì, che è quello che poi c'è il matrimonio del papà col dinosaurio. Sì. Odiavo a morte il fratellino. Vabbè, ok, ti capisco. Se ti ricordi la scena... Ma chi, quello pelato, il protagonista? Il protagonista cena sul cazzo alla fine del fratellino. E sono in mezzo alla giungla. E quando si mette a girare attorno all'albero. No, e gli sta per rovesciare il budino alla banana in fronte, così le scimmie lo mangino. Ecco, io volevo entrare nel film e rovesciarglielo proprio tutto in gola al budino alle banane. Posso dire che detto così sei diventato un nuovo Mac di cazzo. Scusate. All in one. È stato proprio un odio. Non è un buon piacere. No, eri giusto. Zack e Cody. Zack e Cody, cosa, scusa? Zack e Cody, lascia perdere. Quanto andava? Metterò anche Missy il primo. Così erano gli Arkham Ciel, Ready Steady. Mi piaceva tantissimo la sigla del film The Conqueror of Shambhala. Ma con questa palina è possibile fare sta mappa? Non vedo un cazzo. Fatto. Ci sono finito sopra. Non so come. Ma no, non me ne frega un cazzo andare di là, ma vado di qua. Se io passassi di qua invece, scusate. Io sono Donato. Donato fidato. Ecco. Donato fidato. E Matteo Babbeo. Matteo è vero, mi ricordo. Che belli che era. Io sono Donato. Sto cercando l'angolo giusto per passare da lì, perché ormai io sto facendo solo figate, per il resto non me ne frega più un cazzo. Il bassettone, quello tutto bianco con le orecchie lunghe. Quello però è Anna Barbera, vecchi Anna tempi, Barbera. Proprio vecchissimi. Voi l'avete mai visto? Picchiarello. Lo odiavo. No. Lo odiavo a morte. Oddio, condottiero valoroso senza fronzoli, però nel suo cuore sa che sia il regno di Camelot. Era. Prince Valiant. Prince Valiant. No. Non vi sì, Prince Valiant. Prince Valiant. È vero. Norrie non ti piaceva più. Norrino, è lì con te. A me piace di più la sigla di Rertu dei Cavalieri del Re. Quello è davvero bello. No, era D'Artagnan e i Moschettieri del Re, era diverso. No, esiste, cosa. Ah, Artù quello dove era Artù un coglione? Non lo so, io conosco solo la sigla. Quelli che ha fatto Sasuke Piccolo Ninja. Nella torre magica c'è Mago Merlin. Una cosa così fa schiantare da ridere. Fa schiantare. Sono fattissimi i Cavalieri del Re. Sì, stasera ce la sentiamo, se mi tocca qui, io ve lo dico. Provo a fare una figata. Che bello! Così. Grande malato, saltata. Troppo tardi. Ora provo solo quello. No, va bene. Fuori. Le sto saltando tutte. Ultima possibilità. Persa. Comunque, voi l'avete mai visto? Che se l'ho visto io. Cornile Berni. Sì, ho visto solo aspetta, te. Aspetta, qual era? Okay. C'era un ragazzo con i capelli tipo... con un ciuffetto di capelli blu. Che aveva un cane che sapeva parlare e che era estremamente intelligente. Ma è quello tristissimo che muoiono tutti all'inizio? Ma è un film o un cartone? Che li ammazzano all'inizio tipo tutti, papà, mamma. Ma no! No, è un cartone. Ma a puntate, nel senso un cartone sì, puntate. E tipo era un supereroe il cane, no? No, è un cane normalissimo. Okay, niente, però, però sa parlare. Ok. Mm-hmm. Però è bello. Mi faceva molto molto ridere. Ma la buca era giù. No, quella non è la buca, lo so. No. Ah no, la buca è lì, sì, è vero, hai ragione, è lì, cazzo. Però sì, no. Al contrario. Troia, quasi. No.
Dai, dai. No, ce l'avevo fatta. Ok. Ci siamo. Ce la possiamo fare. Sì, sì, mi piace. Sì, c'è. C'è. Rosso. Ah. Mac, l'ambiguità. Siamo di nuovo a porno tycoon, io te lo dico. È fattibile, detto. Si può fare. Arrivo. Ci sono quasi. Detto si può. Toccato indietro su Brand toccato indietro in appropriate touching, cioè, direi. Cioè... vuol dire che tu stai per entrare davanti, ma fai un vicino che passa. Fatemi entrare. Fatemi entrare. Che colpo da maestro sarebbe? Scusate. Chi ha fatto la sigla di Lamu? Non lo so. Non si sa, non si può sapere. Ma quella. Tu mi hai rapito il cuore, Lamu? Nessuno è da dove sei passato? È un mistero misterioso. A me lo chiedi. Ma sei passato in mezzo alle impalcature? anni di esercizi. Per un ma posso entrarci dentro? Faccio l'imbuco. Sì, è vero, puoi entrarci dentro. Voi ricordate in quale cartone si balla la danza pica pica? Sì, aspetta. Alt. La danza pica pica. Sì. E con che costume tradizionale si balla la danza pica? Non è. Mi sa di qualcosa la guru guru pica pica, però. No! Ce l'ho! Merda! Era, no! Era guru guru? Era guru guru. Guru guru. Quanto pare ci ho preso? E si ballava col gonnellino, lo ballava il vecchio, bavosissimo. Col gonnellino a fiori e la ghirlandina. No, a fiori, scusate, a foglie. E la ghirlandina a foglie e la ballava. Io lo dico finché non entra. La danza pica pica. Era bellissimo. C'è una galera. Eccolo. È ferma. Giustamente. E chissà dove cazzo sei, tra l'altro. Sono al 20° stroke. Finito. No. Questa era la danza pica pica. Ecco. Okay. Okay. Però ci stava benissimo anche per insultare Norri in questo momento. Ci è entrato in pieno. Stava da Dio. Siamo un cono in questa mappa, raga. Che cazzo? Sono quasi passato. Sì, io infatti non sto capendo un cazzo. Mentre se io vi dico, tu Norri non rispondere perché so già che lo sai. Lo sai a memoria sta cosa. Ok. Ma se io vi dico che col riso mi piace la ciccia. Vabbè, ciccia, vabbè, cosa è Ultimate Muscle. Riso, mi piace la ciccia. È così buono che è una delizia, izia. Io sono un piatto prelibato, sozia. Guardate la mia visuale, vi prego, perché sono bloccato. Non posso. Non possiamo. Ok, adesso siamo ancora da arrivare noi. No, ho fatto salto. Capire. Non potete capire, vabbè, ciao. Ah, beh, ho visto, ti vedo esitante lì davanti. Vai! Te la senti? No, spawn e cado, è finita. Saborgia. Bom. Prima pallina. Saborgia salto! E salto di nuovo! Hai ragione. E salto di nuovo! E salto di nuovo! No! Non problema. No. Io quando spawno cado subito di sotto, la posso lanciare. No, sono cosa salti? Guarda, no, ha rotolato di lato. Ha stato corto. No, vabbè, sta bene qua. Io mi ritiro. Sta bene lì. Inazuma, galera. Swish. Ferma. Ok. Ferma. Un salto unico e si arriva. Olè. Sì, ma no. Io sono rimasto bloccato per sempre per colpa del cono. Non era anche a mette. Oh, con autostroke. Sono lì! Non capite la mia difficoltà. Ma Robin Hood, combattiamo l'ingiustizia assieme a te, era un altro, no? Vero? Robin Hood. Sì. Tu sei sempre il mio problema. Ma sei bellissimo. Vero? Combattiamo l'ingiustizia assieme a te. Oh! Sì, no, ma guarda cosa succede quando si ferma. È uscito! Non hai capito, ci ho messo 13 stroke. Eh sì, perché dipende da che cosa fai con il coso. Esatto, randomico accurissimo. Vabbè, in un regno leggendario c'è una principessa bella, forte e coraggiosa, proprio come una leonessa. Ma purtroppo adesso la principessa è prigioniera e tutto il regno si dispera e cerca chi la salverà. È quella con la vocetta che fa cadere i coglioni.
Una porta socchiusa ai confini di sto cazzo, più o meno. Bravo. Ai confini del sole. Cazzo. Che può aprirsi soltanto con il soffio d'amore. Con un elicottero. Del cazzo. Oh, bel, grazie. Non te la bello. Comunque non sono arrivato ultimo. Non sopportavo il modo in cui la cantava. Avevo tre ragazze semplici e gioiose. Non le prendere, queste capocciate. Immagina verso un'altra dimensione. Sì, ma porca troia, vengo lì e ti insegno a vivere. Se poi scoprono che regno non è un'illusione. Quindi direi ultima domanda. Insieme quindi fanno la promessa di salva la principessa. Andate, è un regno pieno di misteri e di magici pensieri. Allora, bimbi che siete in chat da me, fuggendo e ripidi sentieri, arriverai lassù. Andate tutti nella chat. Una porta socchiusa ai confini del sole. La potete sparare, per favore. No, non arriva, fai un po' di fai, ti prego, fai nello server. Fai cuccini così si ferma. Una porta socchiusa ai confini del sole. Ci sta Dio, fra. Allora, chi è in chat da me, per favore, vada su twitch.tv/bleacher, ho messo il link in chat così potete rispondere all'ultima domanda, e anche perché io chiudo con la live, andate là soprattutto anche, oltre che per iniziare un gioco, per vedere le immagini che ci avete fatto e messo su Reddit. Ci vediamo di là. Stessa cosa che appena detto, la risposta di Mac, vedo tanto bene. Ciao a tutti, bye! Ciao, oh, sono Glitcher. Glitcher. No, Norri come Evangilli. Oh, Evangilli. Ah, solo noi tanto sappiamo chi sia Evangilli. Chi sia Evangilli? Ragazzi, mi state mettendo un'ansia. Cos'è Evangilli? Chi è? Non cos'è. Chi è Evangilli? Lui chi è? Ma anche cos'ha? Il spoiler della storia. Ma anche perché? Esatto, come possiamo... Aspetta, come descriveresti Evangilli? Ma anche a quanti gradi? No, cosa? Come descriveresti Evangilli a uno sconosciuto? Il primo Pussy Destroyer. Il primo, l'originale Pussy Destroyer. E visto quanti solo cassi ha fatto Pussy Destroyer 1. Ed era una merda. Non è vero, ma se abbiamo un certo... Era orripilante. Avevamo quello e l'altro che si chiamava tipo Captain O. No, no, vabbè, quello era dopo. No, il primo Pussy Destroyer era solo Evangilli. No, no, aspetta, il primo Pussy Destroyer, ma è stato il terzo film che abbiamo fatto. No, secondo. No, 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 il secondo era stata quella scena. Ah, il secondo l'abbiamo cancellato, quindi non risulta. No, è quello che dico, abbiamo fatto le pubblicità. Eh sì, quindi non risulta. Il primo era Ahor Captain. Ahor Captain, l'altro era Pussy Destroyer 1 e poi sotto. E basta. The First Coming. Che tanto sì, Ahor Captain, visto il lancio di Pussy Destroyer 1, ha riavuto una valutazione positiva dalla critica e è ritornata a bomba. Oddio. Quanto è bello quel gioco. Ho messo in live il link al momento in cui Mac ha distrutto il pollo davanti agli occhi di Edo. A vedere, la voglio ricordare. Oddio, occhi a cattivo. Fini del sole, che capirti soltanto. Però anche te, Norri. Cioè, dimmelo, La porta socchiusa che ti fa spruzzare tanto. Un strano braccialetto che nel culo sempre te lei. Lo metto. Nonna da... Oh! Cosa succede? La sigla dice lo strano braccialetto che indossa sempre lei. Credevi che dicesse lei? Sì! Io pensavo dicesse nel culo te lo metto. Sì! Ma proprio convinto! Oddio! Ha vinto Argon. Ah! Ma non è una domanda! Ma che domanda? L'abbiamo appena detto, è vero. L'abbiamo appena detto che Evangelion è il primo Pussy Destroyer. Ha vinto Argon, il Pussy Destroyer. Raga, lo abbiamo appena detto, cioè, adesso non vorrei dire. E anche se c'è il delay ormai arriva, cioè... Raga, fatemi prendere male. Cioè... Ma no, ma non è che... Come si chiamava Argon? Signor Nessuno, stai guardando anche tu la live. Oddio. Sì, infatti non è chiamata con noi. Dittatore di ghiaccio. Ma ha fatto... Ha detto giusto Argon, raga.
o vincere a Chiargo una volta ogni tanto. Il serpente ha messo questa dicendo che se ne lava le mani, il casting. Chissà quanto devono pagare di pulizie, devo dire la verità, ma va bene. Tutto questo tra l'altro all'immagine di Zetto nel casting couch, dicevo, se era in pelle vera... Ah, siamo in live? Sì. Ah, scusa. In vera o finta pelle, e soprattutto, se è in vera pelle, quanto cazzo avranno pagato ogni volta di pulizie? Mm-hmm. Tanto. Sì, no, non vorrei fare dover pulire in quel ufficio. Ma a prescindere da quello, è pelle. Cioè... è pericoloso, cioè devi cambiare il divano, rischi, no? Ah sì, però boh, magari ci fa attenzione. Guarda, non credo, Magari non gliene ha fatto un cazzo. Sì, io non credo che abbiano fatto i soldi con l'attenzione, devo dire la verità. Quelli cosa? Lì... non credo che quelli lì abbiano fatto i soldi con l'attenzione, ecco. Ma chi? Stai parlando? Quelli di casting però... couch, gente. Ah, stavo facendo i cazzi miei, scusa. E questo è un teaser di Porno Studio Tycoon. Che magari con torno. Norri che interpreta Evan Gilli. Esatto, ed Evan Gilli. Io la vedo. Evan Gilli. L'abbiamo ingaggiata, l'abbiamo ingaggiata. Sì. Sì, l'avevamo ingaggiata. E quando, sì, quando tu non c'eri, Edo. Ah, ma avete fatto una seconda serata? Sì. Sì, ma per abbiamo sì, ma figa di legno, cioè. Sì, assolutamente una figa di legno. Ma comunque, così, mancava la mente mia di Zetto Unita che... Detto questo, per il momento possiamo salutarci qui con no, scusa. C'è qualcos'altro? No. Ma ho tutte due ore che siamo online, c'è ancora? C'è la mia roba, c'è la mia roba di ieri anche. Qual è? Fammi un po', dimmi un po' qual è che la vado a prendere. Cazzo, Reddit, ci sono delle sì, ma qual è? In due su Steam. La compagnia del nasello è l'unica cosa in calma Zetto. Ok. L'unica cosa che calma Zetto l'ho già messo. Allora la compagnia, del, compagnia nasello. Del nasello. Non rido, stai restando. Cosa? C'è metti in due su Steam. Col cazzo. Con tanto di aspetta. Tutti. Con tanto di Rising Hero Pack. Che costa... Sai che i server sono vuoti, cioè non c'è nessuno che ci gioca. Ascoltate, allora, c'è Rising Hero Pack che ti dà due buoni DR, 10 incanta oggetto, un unicorno e un baby leopardo. Sai quanto costa? 92 euro. Mac, secondo te... Dimmelo. Guardando questa immagine, come si possono chiamare i membri del party? Aspetta, siamo... Tanto, diciamo, siamo online da mo. C'è gente che dice, ma non siete online? Sì che siamo online. Che cazzo dite? Siamo online. Scemi bagliacci. Ricaricate. Ok. Che intanto ormai è praticamente ufficialmente... coso. Overtime, perché qua... Allora voglio la maglietta Eman e Bangilling Guy. Come si chiama? Bex? No, il guerriero si chiama Pestello. Nuffling Radro. Si chiama No, non Tarallo. Si chiama Pestello. Non si chiama Pestello. Però più o meno sai Pestolo. Pestolo, ok. L'altro, l'altro si chiama Tarallo. Cos'è? Cosa sono? No, quelli? Non sono Taralli. E non le vede, è troppo piccolo. Che cazzo sono? Sono cannellini, fagioli. Cosa sono? No. Pinoli. Bravo. Quindi Pinolo. Pinolo. Non mi ricordo come si chiama questo personaggio del Mano Stregone. Oddio. Non lo ricordo più. È Frollo. Grazie. Frollo. E elfo druido non so, si chiama Pita proprio come cosa? Come si chiama? Sì, si chiama Pita, ok. E il gnomo chierico si chiama Bex, quindi? No, si chiama Lattina. Oh. Eh?
Ah, per forza, certo, che stupido, che domande faccio, ok, ho capito, perché? No, non credo tu abbia capito. Eh no, dovrebbe essere tutto pieno nell'armatura, dentro l'armatura pieno colmo, ah, sì, okay. Di latta e una lattina. Una okay. Lattina. E l'orchestra guerriera, come si chiama questa? Più Tina Cipollari, tipo, ma non so come... No, non Tina, so. È giusto. Si chiama Tina, ok. Perché si chiama Tina? È perché è il diminutivo di abortina. Oh. Ah, capisco tutto. Perché è brutta, cioè... brutta, brutta. Ma non te lo sei giocato. Capisco. Va bene. Ok. Va bene, detto questo, allora possiamo salutarci veramente. Va bene, buonanotte a tutti, bye! E fate... Avete già fatto Isaac, Ivan? No, sì, certo che l'abbiamo fatto, sai, mezzanotte, 21 alle 9 l'abbiamo fatto, Ivan, su. E... Quanto sei cattivo con gli iscritti, no, no, che ti chiedono le cose. Sì, sì, no, i tuoi iscritti. È vero, perché sono miei iscritti e quindi posso, esatto, trattare. No, non è vero. E domani sera, mi raccomando, se avete impegni, uccidete tutti i vostri parenti. Che domani sera c'è la finale di Vampire the Masquerade. Quindi, oh, se non ci siete, vi picchio a sangue. Ma in campo neutro o andate a ritorno? No, a campo neutro. Okay. Io e Bruno abbiamo intenzione di fare cose belle. Ma non potete. Sì, sì, sì. Non sai cosa vogliamo fare. Va bene. E Norri è vivo. Sì, sono vivo. Vi stavo... Stai prendendo la rincorsa? Ah, devo prendere la rincorsa. Ciao a tutti ragazzi, sono arrivato, benvenuti su... non sul mio canale, però potete essere benvenuti sul mio canale se mettete, se vi iscrivete su YouTube e su Twitch ai miei canali, sono sempre Norotus Games, e tanto principalmente di roguelike, ho attualmente una serie attiva su Dead Cells, grande gioco, appena rilasciato, molto molto bello, quindi non perdetevelo, andate subito a vederlo e spero di trovarvi nei commenti e nel circolo d'amicizia che è il mio bellissimo canale. No. Non sapevo che dire delle BFF del tuo canale. Invece ne dicedo il tuo canale. Bene, c'è da dire che ogni volta però usa sempre una cosa diversa. È uscito nel momento in cui ha detto il tuo canale, è uscito dal canale di Discord, per dire, ogni volta una cosa, una soddisfazione diversa. Bene, quindi per il momento è tutto per la puntata di oggi, 29 maggio, è tutto, ringrazio tutti quelli che sono rimasti qui con noi, ringrazio anche chi ha donato a Leone Meraviglioso, grazie mille, anche se non è bastato per arrivare a Porno Studio Tycoon, ti ringraziamo e vediamo un po' cosa fare, devi fare il possibile, e noi ci vediamo veramente la settimana prossima, domani con Zetto, domenica e mercoledì forse, perché finalmente la mia vita potrebbe tornare a essere con un senso, quindi forse mercoledì ci siamo di nuovo con la programmazione delle live regolare. Visto questo è veramente tutto, buonanotte e buone botte. Oddio, stavolta è partita troppo presto. Hai eiaculato precocemente. Che è successo? Ok, aspettate un attimo che mi muto. Ok, ciao. No, non va mutato. Perché non va mutato? Ora sì, perfetto. Perché è partito per i cazzi suoi? E ora non parte più. Ma... mi sta perculando. Ma perculato, è partita da su... Ma davvero? Ah, ecco. È stato divertente giocare in allegria. C'è un solo inconveniente, che il tempo vola via. Addio, addio, amici, addio. Noi ci dobbiamo lasciare. Ma hey, io dico che è ok. Io non vedo l'ora di tornare. Voglio ritornare. Addio, addio, amici, addio. Dio, venite domani da noi. La luna e l'orso nella casa blu.
torneranno per giocare con voi. Qui con voi, qui con voi. Ciao ciao Luna, ciao!